Bentrovati a Tam Tam Notizie, taglio del nastro oggi ad Imperia per la nuova edizione di Olio Oliva. La festa dell'olio nuovo proseguirà fino a domenica con 3 giornate ricche di eventi legati al territorio e ai suoi prodotti. All'inaugurazione di oggi sono intervenute le principali autorità locali. Vediamo. Perse le iniziative anche culturali, anche a sfondo turistico, partite già ancora prima del taglio del nastro con un importante workshop, insomma, ipotesi concrete di lavoro. Ma sicuramente, noi stamani abbiamo avuto 6 paesi con i loro buyer che hanno incontrato 32 imprese in un workshop che poi si è concluso al Frantoio di Geromei, la sede dell'Oleoteca regionale Ligure. Abbiamo avuto l'incontro del gruppo MED-DIET di altri 6 paesi sulla dieta mediterranea. Quindi, olio oliva non è solo prodotto da degustare, assaggiare e comprare, ma anche occasioni concrete di business per le nostre imprese medio grandi e messaggi di cultura sulla dieta mediterranea che proseguono i suoi progetti. Presidente Luciano Pasquale, le Camere di Commercio Riviera Liguria sono oggi più imperiesi che mai, con Olio Oliva avete riunito anche l'Assemblea, il Consiglio qui ad Imperia, un'attenzione particolare sul territorio, un territorio particolarmente vocato in questo caso per l'agroalimentare. Sì, Olio Oliva è la manifestazione di punta che promuove le tipicità di questo territorio, per cui è una manifestazione che la Camera di Commercio sostiene, è impegnata a sostenere anche in carenza di risorse a seguito della riforma delle Camere di Commercio. Noi continueremo a investire su Olio Oliva, continueremo a lavorare in un'ottica di potenziamento, perché qui vuol dire far conoscere e valorizzare tanta esperienza, tanta conoscenza, direi tanta innovazione, tanta fatica di centinaia e centinaia di imprenditori che prendono i prodotti tipici di questi territori, li trasformano e li infilano dentro a un concetto importante che è quello della dieta mediterranea, che sta avendo un successo verso i consumatori molto importante ed è una filiera da valorizzare. Signor Sindaco, ci siamo, taglio del nastro, vedo che lei porta il ricordo, oltre alla fascia, beh, già tanta gente fin dal primo giorno, direi un evento imperiese di rilievo. Sì, è un evento imperiese in collaborazione con la Camera di Commercio della Liguria, con Regione Liguria, Provincia di Imperia. È un evento che parla della nostra terra e quindi è giusto che tutti i rappresentanti delle istituzioni siano qua. Si parla chiaramente di olio e prodotti collaterali, è uno dei componenti del turismo che può offrire la nostra regione, oltre che un prodotto alimentare di alta qualità che deve continuare a contraddistinguere la nostra regione, la nostra provincia e il nostro entroterra. Assessore Rixi, un appuntamento importante, importante per le aziende, per il territorio, ma qui anche di grande richiamo per la gente, perché comunque l'affluenza è già ai massimi livelli. Ma credo che sia un appuntamento importante per un prodotto di qualità per l'intero paese, non è una questione solo Liguria o provincia d'Imperia. È una delle produzioni tipiche del nostro territorio più importanti che mette insieme dei sedimenti culturali che per la provincia d'Imperia, ma anche per direi tutte le province liguri, è fondamentale. Chiaramente oggi Imperia è consacrata come tutti gli anni come capitale dell'olio d'oliva e questa è una manifestazione che a noi sta assolutamente a cuore, quindi credo che quando si parla di olio non si possa che venire qua in Imperia e ne rendere onore a questo territorio. E la prima giornata di Olio Oliva, la festa imperiese dedicata all'olio nuovo, si è aperta questa mattina con un workshop che ha messo le imprese del territorio a diretto contatto con acquirenti provenienti da diversi paesi del mondo. Un'iniziativa organizzata da Liguria International e dall'azienda speciale Promimperia. Vediamo. Olio Oliva è anche un'importante occasione di incontro fra buyers, compratori provenienti da diversi paesi del mondo e i prodotti del territorio, le aziende che producono la tipicità del Ponente Ligure. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione attraverso Liguria International, prima un appuntamento istituzionale nella sala multimediale della Camera di Commercio, poi qui al Frantoio Giromela l'incontro concreto, gli assaggi da parte dei buyers dei prodotti, la scelta degli acquisti e un'occasione di export per le aziende imperiesi.
Russia, Germania, Austria, Inghilterra, Svezia e anche Estonia, questi paesi dai quali provengono dei compratori. Presidente Lupi, questo vuol dire mettere a contatto le aziende con concrete possibilità di realizzare un business internazionale? Direi, sono estremamente soddisfatto, perché nell'ambito di Olio Oliva abbiamo voluto creare un workshop con buyer appena citati dai paesi di provenienza, 32 aziende del territorio, e quindi occasione concreta, come si diceva, per interconnettere domanda ed offerta e rappresentare non solo il territorio ma il business d'impresa. Credo che sia un'occasione importante, una giornata di lavoro intera con degustazioni, ma corsi d'assaggio, ma poi incontri B2B fra le imprese e i possibili compratori dei paesi citati. Assessore Rixi, un incontro concreto in occasione di questa Olio Oliva, questa festa dell'olio nuovo che guarda con attenzione però anche giustamente alla necessità delle imprese di cercare anche nuovi mercati. Ah, per noi è fondamentale non solo cercare nuovi mercati, ma consolidare i mercati esistenti e far capire la capacità di produrre olio in Liguria e soprattutto la qualità del nostro olio, che deve essere sempre al top, perché noi non possiamo fare grandi quantità, abbiamo un territorio molto particolare, da noi anche il costo di gestione delle nostre aziende è superiore sicuramente a quello che può avere un'azienda in Spagna piuttosto che in Puglia o da altre parti, però la capacità dei nostri produttori di creare un olio di qualità, e quindi dobbiamo da una parte andare a conquistare nuovi mercati, ma soprattutto a far sì che il marchio del nostro olio, la capacità dei nostri produttori venga premiata, quindi con la qualità e con un riconoscimento a livello internazionale che il migliore olio sia quello prodotto in Liguria. Noi seguiremo da vicino questa edizione di Olio Oliva, anzi Imperia TV è presente a Calatacuneo con un proprio studio e la regia mobile, dove realizzeremo molte delle interviste in queste giornate. Ora vediamo la cronaca di questa prima giornata di Olio Oliva in questo servizio. Nel primo giorno di Olio Oliva la folla è giunta fin dal mattino, ancora prima del taglio del nastro ufficiale. 200 gli stand che propongono il meglio della produzione locale del vicino Piemonte, con una grande isola pedonale nel cuore della città, con qualche conseguenza per la viabilità e i parcheggi, ma con la possibilità di ospitare una manifestazione in grado di catalizzare diversi aspetti. Non solo produttori e olio appena franto, e una vetrina per i prodotti del territorio, pesce, assaggi e degustazioni, ricette e cooking show, ma anche turismo e cultura. La 16ª edizione di Olio Oliva, organizzata dall'azienda speciale Promi Imperia della nuova Camera di Commercio, in collaborazione con Città dell'Olio, supporto di Union Camere, Regione, Provincia, Comune e associazioni di categorie, e con la parte commerciale curata da Espansione, quest'anno più che mai valorizza gli appuntamenti organizzati da associazioni, categorie, privati, scuole e aziende. La manifestazione si è aperta alle 9 con un workshop che ha messo le aziende del territorio a diretto contatto con compratori provenienti da diversi paesi del mondo. Gli stand istituzionali di Calatacuneo hanno invece ospitato già numerosi incontri con laboratori di degustazione e assaggio dell'olio e ancora piatti tipici della cucina ligure e piemontese, grazie alla collaudata collaborazione con la rassegna Peccati di Gola. E nell'ambito di Olio Oliva, domenica si svolgerà ad Imperia il convegno Impresa familiare, elemento fondante del modello agricolo europeo, limiti e opportunità, promosso da CIA Liguria. L'evento si terrà a partire dalle 10.30 nella sala del Consiglio del Cremlino in Piazza Dante, alla presenza del vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, Massimo Florio, e del presidente della Camera di Commercio delle Riviere, Luciano Pasquale. Tra gli interventi anche quelli del presidente di CIA Liguria, Aldo Alberto, e del vicepresidente Stefano Roggerone. Conclusioni a cura del presidente nazionale di CIA, Secondo Scanavino. È Pierpaolo Giampellegrini, il nuovo segretario generale della regione Liguria, dove prende il posto di Paolo Emilio Signorini, a sua volta designato come nuovo presidente dell'autorità portuale di Genova. L'avvocato Gian Pellegrini ricoprirà anche l'attuale incarico di capo di gabinetto del presidente. Siamo alla cronaca. I carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno dato
esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Imperia, Savona, Cuneo, Torino ed Aosta, notificando la misura di custodia cautelare in carcere ad un quarantenne tunisino. L'ordinanza di aggravamento scaturisce da una serie di inosservanze e violazioni del divieto di dimora in più province dove l'uomo era sottoposto. Il tunisino era appunto sottoposto a questa misura a seguito di un recente arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Politica. Tra le varie pratiche che dovevano essere affrontate dal Consiglio Comunale di Imperia mercoledì sera c'era anche l'ingresso del capoluogo in Rivieracqua, la società consortile che si occupa del ciclo integrato delle acque. La pratica è stata però ritirata e si è evidenziata una differenza di vedute tra il sindaco e il Partito Democratico. Un nuovo nodo politico da sciogliere quindi per la maggioranza. Vediamo. Il ritiro nell'ultimo Consiglio Comunale di Imperia della pratica inerente l'ingresso del Comune in Rivieracqua, la società consortile di gestione del ciclo idrico, è la testimonianza di un nervo scoperto nella maggioranza e in modo particolare della tensione politica creatasi fra il sindaco Carlo Capacci e il Partito Democratico. Capacci infatti da tempo sottolinea di voler subordinare l'ingresso del Comune nella società consortile al subentro da parte di questa nell'AMAT di Imperia con il conseguente pagamento degli impianti e della struttura dell'ex municipio. E una delibera in questo senso è stata approvata in precedenza dalla Giunta. Il PD voleva invece sancire l'ingresso del capoluogo in Rivieracqua senza condizioni, ma Capacci sembra intenzionato a restare sulla sua posizione, anche perché senza il subentro e il pagamento delle fatture arretrate da parte di Rivieracqua, AMAT non è in grado di versare i soldi che deve allo stesso comune e il sindaco non vuole quindi trovarsi nella scomoda posizione di socio di una società che, seppur indirettamente, potrebbe essere causa di un buco nelle casse comunali. Una situazione resa ancora più complicata dal fatto che Rivieracqua, nonostante il via libera del Comune, non sia ancora nemmeno subentrata nella gestione del depuratore imperiese. Su questa intricata vicenda potrebbe giocarsi anche la tenuta della maggioranza di Palazzo Civico. L'AMAT di Imperia ha fatto sapere che questa mattina si è verificata la rottura di un tubo dell'acquedotto che da Arezzo porta l'acqua potabile ad Imperia. Il guasto si è verificato a Ponte d'Assio. Nel frattempo la fornitura idrica è stata assicurata dall'acquedotto del Roia, ma potrebbero verificarsi comunque intorbidimenti nelle frazioni imperiesi di Sant'Agata, Artallo, Caramagna e Cantalupo. Ed ennesima esplosione di una tubatura dell'acquedotto questa mattina a Genova. Il guasto questa volta ha interessato via Oberdan a Nervi e l'esplosione ha addirittura divelto il manto stradale. Subito all'opera i tecnici di Mediterranea delle Acque che sono riusciti a ripristinare l'acquedotto dopo diverse ore di lavoro. E cambiamo argomento, nuova vita per l'ex discoteca Nova sul lungomare Vespucci ad Imperia. Dopo l'approvazione da parte del comune della variante al progetto originario avvenuta nei mesi scorsi, si sono infatti svolti i lavori che vedranno sorgere in quell'area un noto fast food americano. Le notti in discoteca al Nova rimarranno quindi solo un ricordo. Il servizio. Ai più nostalgici non saranno passati inosservati in questi giorni i lavori nell'ex discoteca Nova sul lungomare Vespucci di Imperia, tra Porto Maurizio e Doneglia, un tempo considerato uno dei principali luoghi di ritrovo giovanile. Un locale che, grazie ai suoi spazi esterni, era un vero punto di riferimento anche per le notti d'estate. Ora tutto questo è solo un ricordo e rimane solo l'inconfondibile torretta. Al posto della discoteca sorgerà infatti presto un McDonald's, una novità assoluta per la città di Imperia. Il famoso fast food americano metterà quindi la propria bandierina nel capoluogo ponentino dopo Sanremo e Ventimiglia. Attese anche sotto il profilo occupazionale, con molti giovani che potranno essere coinvolti in questa nuova attività. Inizialmente in quell'area sembrava dovesse sorgere un ristorante tradizionale, poi però non se ne è fatto niente. Il procedimento ha necessitato un'approvazione da parte della Commissione per il Paesaggio del Comune per la variante del progetto. Questo andrà inoltre a riqualificare e a dare nuova vita all'area che, in stato di abbandono da molto tempo, era stata più volte oggetto di segnalazioni e di sopralluoghi anche da parte delle forze dell'ordine per il degrado che regnava sovrano e che inevitabilmente richiamava particolari frequentazioni.
Si va quindi avanti, anche se in molti, passando in auto sul lungomare Vespucci, sicuramente torneranno con la mente alle famose serate del Nova. 5 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per un bando in grado di favorire l'occupazione di giovani adulti disoccupati nel settore dell'economia del mare. Il bando, che scadrà il 2 dicembre, si rivolge agli organismi formativi e ad associazioni temporanee d'impresa o di scopo che potranno presentare progetti per disoccupati in possesso di una qualifica triennale o di un diploma di scuola secondaria superiore o una laurea. Con questo bando la Regione Liguria vuole puntare sulla blue economy e sostenere lo sviluppo di un settore, quello del mare, prioritario per il territorio. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa. Ci rivediamo tra poco con la seconda parte del telegiornale e parleremo anche di ferrovie. Seconda parte del telegiornale che si apre con una notizia di cronaca. Emergenza questa mattina intorno alle 5 a San Biagio della Cima a causa di un grosso pino secolare che si è abbattuto su 4 auto distruggendole. Per fortuna non si sono registrati feriti grazie anche all'orario in cui è avvenuto l'incidente. L'area è stata messa in sicurezza con l'intervento dei vigili del fuoco di Ventimiglia. Ed è entrato oggi in vigore il nuovo orario ferroviario con modifiche che danno risposta alle richieste degli utenti e dei pendolari e quanto emerso da una riunione che si è svolta in regione tra l'assessore ai trasporti Gianni Berrino, Trenitalia, RFI e associazioni dei consumatori e pendolari. Sentiamo. Ieri abbiamo fatto il tavolo con i comitati dei pendolari, primo per comunicare le novità dell'orario invernale che entrerà in vigore dall'11 di dicembre e che dove è stato tecnicamente possibile abbiamo accettato le istanze che sono pervenute dai territori e quindi dai comitati dei pendolari di tutta la Liguria. Secondo è stato anche l'occasione per fare il punto dopo un anno dall'introduzione dell'orario cadenzato, che naturalmente subito aveva sollevato qualche perplessità, perché come tutte le novità bisogna in un certo senso abituarsici, però i dati che abbiamo, sia quelli provenienti da Trenitalia a riguardo della puntualità e dei convogli soppressi, sia quello del gradimento dei passeggeri, ci confortano nell'aver fatto questa scelta. Inoltre quest'anno abbiamo avuto un 2,5% in aumento di passeggeri e i passeggeri in Liguria hanno raggiunto i 40 milioni, che per una regione, diciamo così, abbastanza piccola e non molto popolosa come la Liguria, è un dato estremamente interessante, perché siamo una delle regioni d'Italia dove percentualmente, rispetto al numero della popolazione, la popolazione stessa usa di più il treno, e fare un 2,5% in più rispetto ad una percentuale già alta è stato un successo che ci fa andare avanti con convinzione sul gradimento appunto della popolazione viaggiante rispetto al servizio ferroviario. Tra l'altro questo 2,5% in più ci permette di non essere sanzionati dal Ministero, perché abbiamo raggiunto la quota in aumento rispetto al trasporto pubblico dello scorso anno. E rimaniamo in qualche maniera in tema, perché prende il via oggi una nuova fase di interruzione della linea ferroviaria del Ponente Ligure. Fino al 27 novembre circoleranno infatti i treni tra Diano Marina e Ventimiglia, mentre i bus sostitutivi copriranno il resto della tratta. Sentiamo. Prende il via oggi e proseguirà fino al 27 novembre una nuova fase di interruzione della linea ferroviaria del Ponente Ligure, in attesa di giungere all'inaugurazione del nuovo tracciato a monte prevista per l'11 dicembre. Fino al 27 novembre, infatti, circoleranno i treni tra Diano Marina e Ventimiglia, mentre per proseguire verso Albenga ed il resto della tratta sarà necessario utilizzare gli autobus sostitutivi messi a disposizione dalle ferrovie. Dal 28 novembre al 10 dicembre, salvo variazioni improvvise nel programma dei lavori, si dovrebbe invece bloccare tutta la tratta ferroviaria tra Andorra e Ventimiglia e si potranno impiegare quindi soltanto i bus sostitutivi.
Sebastiano Lopez, responsabile del Comitato dei Pendolari del Ponente, nell'analizzare la prima fase appena conclusa, ha evidenziato che, nonostante inevitabili criticità più marcate per gli studenti, grazie al dialogo con tutti i soggetti interessati, a cominciare dalle ferrovie, si sono trovate soluzioni efficaci. È stata inaugurata oggi presso la restaurata Villa Figoli di Arenzano la prima accademia per la formazione per l'hotellerie di bordo per le navi da crociera. Si tratta di un progetto unico in Italia sostenuto dalla Regione per lo sviluppo del settore croceristico e del turismo in Liguria. Una notizia di servizio, l'ufficio tributi del Comune di Sanremo informa che lunedì prossimo, 14 novembre, resterà chiuso. La chiusura è dovuta ad un corso di aggiornamento per il personale. E nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza alle donne, in programma il 25 novembre, il Centro Provinciale Antiviolenza ricorda che sono a disposizione tre sportelli a Sanremo, Imperia e Ventimiglia ed un numero verde dedicato con segreteria telefonica sempre attiva 800 186 060. In questa occasione i responsabili del centro hanno anche divulgato i dati sull'attività svolta. Vediamo. Quali sono i dati nella provincia di Imperia? Allora, nel 2015 si sono rivolte al Centro Provinciale Antiviolenza, ad uno dei tre sportelli di Sanremo, Imperia e Ventimiglia, in totale 94 donne. Le donne sono quasi tutte di nazionalità italiana e di un'età compresa tra i 40 e i 59 anni. Le violenze che maggiormente sono state denunciate sono quelle di tipo psicologico e quindi il servizio che maggiormente è richiesto al Centro Provinciale Antiviolenza e agli sportelli è proprio il supporto psicologico per uscire da questa situazione di violenza. E da un'analisi statistica si è visto inoltre che l'autore della violenza è nella quasi totalità dei casi il partner o l'ex partner e quasi mai uno sconosciuto. Ecco, qual è il percorso che fa una donna nel momento in cui decide di rivolgersi a voi? Allora, le donne possono rivolgersi a noi chiamando il numero verde che voglio ricordare, 818 60 60, chiamando, hanno informazioni sul centro antiviolenza, sugli sportelli, possono prendere un appuntamento, vengono quindi accolte dalle volontarie, dalle operatrici degli sportelli e cominciano questo percorso che assolutamente è un percorso gratuito in cui viene garantito l'anonimato, la riservatezza, in cui non c'è nessuna forzatura, quindi ovviamente viene lasciata alla donna la scelta di quali azioni poi intraprendere e dei tempi che le servono per prendere questa decisione, che sono decisioni comunque molto difficili. Quando si rivolgono a noi si concorda insieme un percorso che può andare appunto dal supporto psicologico, le consulenze legali, la partecipazione a gruppi di automutuo aiuto, fino alla possibilità di essere inserite in strutture protette, case rifugio, comunità, mamma bambino, convenzionate con noi proprio per garantire una tutela sia della donna che dei figli. Parlando di prevenzione, insomma, avete coinvolto anche le scuole, così? Sì, assolutamente. Partiremo proprio nella settimana del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con gli interventi in tutti gli istituti superiori della provincia di Imperia in collaborazione con le forze dell'ordine con l'anno nuovo partiremo invece con gli incontri nelle scuole medie in collaborazione con l'ASL 1 imperiese, proprio perché l'aspetto della prevenzione ci sta molto a cuore, è molto importante che i ragazzi riconoscano anche i primi segnali di quella che può diventare una relazione violenta e non sana. L'europarlamentare ligure Brando Benifei del Partito Democratico è intervenuto oggi al seminario della CGIL nazionale sul distacco transnazionale dei lavoratori. Il mio impegno sulla riforma della direttiva oggi in discussione, ha detto, è volto a contrastare la concorrenza sleale cui sono oggi sottoposti i lavoratori italiani per via di regole europee in parte sbagliate ed in parte male applicate. Sarà celebrato domani a Sanremo il 13° anniversario dell'attentato di Nassiriya. Il programma della cerimonia prevede alle ore 10 la deposizione della corona di alloro presso il monumento in via Nino Bixio e alle 11 la solenne messa celebrata nella concattedrale di San Siro.
E per la pagina della salute parliamo oggi della prevenzione cardiovascolare. Sentiamo. 71.000 morti all'anno in Italia per malattie ischemiche del cuore. Le cause sono alti livelli di colesterolo e trigliceridi derivanti da fumo, alcol e una cattiva alimentazione. Più di un terzo della popolazione adulta è in sovrappeso, solo il 23% si dedica allo sport in modo continuativo. Peggiorano anche le abitudini alimentari. Si rileva un decremento del consumo giornaliero di ortaggi, frutta e verdura dal 5,3% del 2005 al 4,9% del 2014. I recenti dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che la situazione colesterolo in Italia è peggiorata. In 10 anni è aumentata la percentuale di persone, di concittadini che presentano un valore di colesterolo al di sopra di 2,40, non al di sopra di 200, bene, al di sopra di 2,40 è intorno al 40% della popolazione, quando 10 anni fa era intorno al 25%. Quindi significa che dobbiamo intervenire come? Fermo restando che la dieta mediterranea è fondamentale come approccio, per tutte le malattie metaboliche è il cardine, però dopo dipende dal rischio globale, cioè nei soggetti ad alto rischio perché hanno avuto un infarto oppure perché hanno un'ipercolesterolemia familiare, beh, in questi casi essendo ad alto rischio bisogna intervenire con i farmaci, abbiamo le statine che a vari dosaggi quindi possono essere utilissimi, lo dimostrano gli studi costo-beneficio. Quando il rischio è medio-basso può essere sufficiente il trattamento con integratori alimentari. Società europee di aterosclerosi e cardiologia indicano la scelta del riso rosso fermentato perché la monacolina prodotta dalla sua fermentazione è una statina naturale. Ebbene, a 5 mg hanno dimostrato, per esempio in uno studio condotto in Cina in soggetti che già avevano un infarto, di avere un beneficio clinico, non soltanto di una riduzione del colesterolo, che intorno a 5 mg riusciamo a ottenere 20-25% di riduzione del colesterolo, ma anche del numero degli infarti e dell'ictus, quindi è un reale beneficio, anche come vedete anche col trattamento non farmacologico, quindi non necessariamente con le statine. Ultimo appuntamento domenica per la rassegna di musica sacra dalle piazze alle cattedrali, organizzata dal Circolo Amici della Lirica d'Imperia in collaborazione con la Confraternita di San Martino. Alle 21 nella chiesa di Loreto a Borgo Peri a Oneglia si esibirà il duo di arpe formato da Elvia Briggen e Cristina Greco. L'ingresso è libero. E linea ora la nostra redazione di Genova per i consueti 120 secondi di notizie dal capoluogo ligure. Ben ritrovati, gentili amici, con la redazione genovese di Imperia TV. Partiamo subito dalle notizie di cronaca, perché l'ospedale Padre Antero Micone non si tocca. Queste le parole dell'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e di Luigi Bottaro, direttore della ASL 3 Liguria. Si punta a rilanciare sui servizi? Non si punta invece a depotenziare l'ospedale, questo quanto detto ieri in una conferenza stampa dai due massimi esponenti per quanto riguarda la sanità ligure. È vero che alcune specialità sono state eliminate dalla struttura, sostengono i due, vedi per esempio il caso del reparto di neurologia, ma questo è stato fatto solo per garantire la massima sicurezza e il massimo soccorso, in caso appunto di emergenza, dei pazienti. Terzo valico, si torna a parlare di terzo valico perché un incontro ieri tenuto da Graziano Del Rio, lo ricordiamo, il ministro dei trasporti, insieme alla consigliera federale svizzera Doris Lothard. L'orizzonte è fissato per il 2021 con la conseguente inaugurazione. Le risorse ci sono e lo stato dei lavori sono assolutamente avanzati. Nonostante dunque le polemiche e le indagini in corso, si prosegue con i lavori per il terzo valico. Spostiamoci adesso tra Rappallo e Zoagli perché c'è stato un maxi sequestro di fuochi d'artificio che sono stati trovati nell'auto di due genovesi che da Zoagli appunto stavano trasportando verso Chiavari. I carabinieri della compagnia proprio della città che nasce sull'Entella insieme a quelli di Carasco e Zoagli hanno rinvenuto il materiale pirico durante una serie di controlli su strada. In totale i militari hanno trovato 420 fuochi d'artificio tra cui bombe carta e cipolla per un totale di 36 kg di polvere pirica. Andiamo a concludere
con la cultura, con una buona notizia, perché chiusa da settembre 2012 per una frana, lo ricorderete tutti, la Via dell'Amore alle Cinque Terre, uno dei sentieri panoramici più conosciuti al mondo, vedrà la sua riapertura probabile nel giro di qualche anno. Questo lo ha detto ieri il presidente della regione Toti durante un incontro insieme appunto ai vertici del ministero. Era già stata chiusa nel 2012 quando ancora la regione appunto aveva cercato di ovviare ad alcune pietre massi che erano caduti sulla strada per aprirla solamente in maniera parziale. Ora con la RFI si procederà per l'apertura generale. Buona notizia anche da Portofino, perché riapre il sentiero dei Baci, che era stato bersagliato dal vento durante il terribile downburst di ottobre, su cui appunto lo stesso sentiero erano caduti alberi e ramaglie. Ancora buona notizia da Nervi, perché riaprono i parchi, solo in parte, facciamo riferimento in questo caso a Villa Andropalo. Supplemento questa volta va a recuperare i termini di Astra, perché neanche un mese dal terribile fenomeno appunto di tromba d'aria sono riusciti a riaprire una parte delle ville nerviese. Ricordiamo, sono stati 130 gli alberi abbattuti dal downburst. Da Genova è tutto, da Matteo Sacco la più cordiale buona giornata. Ed ora l'angolo di Daniele Lacorte, che oggi punta l'attenzione sulla disputa per il cambio di nome della cultivar Taggiasca in Giugiolina. Sentiamo. I cambiamenti non sempre sono facili da accettare. C'è paura del salto nel vuoto, del buio oltre la siepe. Il vecchio adagio del chi lascia la strada vecchia per la nuova male si trova ci rende spesso timorosi. Oggi parliamo di nomi nuovi, di cambiamenti che non trasformano nulla, ma a volte rendono giustizia a determinate categorie. Una volta gli incaricati alla pulizia delle città erano chiamati spazzini, poi il loro nome cambiò in netturbini e oggi in operatori ecologici. I sorveglianti delle carceri, dell'identificazione di Secondino, poi guardia carceraria e oggi agente di polizia penitenziaria. Si cambia nelle professioni, si cambia il ragioniere e diventa perito contabile, ma se va all'università si trasforma in ingegnere aziendale. Il mondo è in continuo cambiamento, in continua evoluzione anche nei termini, nei nomi di identificazione. Cambiano i nomi, ma non la sostanza. Oggi a Imperia si è aperta la grande rassegna olearia e Giugiolina sarà senza ombra di dubbio protagonista. È facilmente pronosticabile che l'edizione 2016 di Olio Oliva vedrà prevalere nei dibattiti il nomignolo, decisamente identificabile come Vezzoso, che dovrà sostituirsi all'antica e amata Taggiasca. Apriti cielo, è scoppiata la bagarre. Sono i corsi e i ricorsi storici, anche recenti, come è accaduto in Veneto, dove il prosecco è diventato Grela, e nel Cuneese, dove il dolcetto è diventato Dogliani. Non è stato facile far digerire le decisioni ai produttori, ma poi i viticoltori hanno capito e per salvaguardare il prodotto occorreva e occorre cambiare. Giugiolina non piace e anche i politici assurgono a difensori della Taggiasca, del cultivar che ha reso noto territorio e prodotto con tutti i suoi derivati, ma le regole sono regole e nella logica delle cose si devono rispettare, ma soprattutto capire. Nessuno vuole la Giugiolina, ma nessuno vuole nemmeno cancellare la Taggiasca. Tutto è racchiuso in poche righe inserite nel registro nazionale delle varietà da frutto e nello scodario olivicolo nazionale, dove è registrato il termine Taggiasca come nome della cultivar. Attenzione però, il regolamento europeo vieta di inserire il nome della cultivar tra i prodotti a denominazione di origine protetta, cioè la tanto ripetuta DOP. Quindi cambiare il nome nel registro nazionale e nell'ospedario olivicolo significa registrare il prodotto Oliva Taggiasca come DOP, senza contravvenire ai dispositivi europei.
esattamente come hanno fatto i produttori di Prosecco. In definitiva, se arriva Giugiolina, nessuno potrà più utilizzare il termine taggiasca fuori dal territorio delimitato dalla DOP. Pertanto nell'area che vedrà emergere il territorio savonese e quello imperiese. Occorre infatti ricordare che studi risalenti ad una quarantina di anni fa mettevano in risalto che la taggiasca attecchiva quasi esclusivamente dalle sponde del fiume Centa nella piana di Albenga alle colline di Grasse in Francia. Oggi invece, lungo tutto lo stivale, troppi si fregiano del marchio taggiasca. Ma Giugiolina è diventata disputa politica. I tradizionalisti si sono schierati a difesa dell'antico, sostenendo che cancellare taggiasca significa tagliare con le radici, con un territorio che ormai è riconosciuto a tutti gli effetti come unico produttore di taggiasca. Ma perché non si leggono il nuovo regolamento? Forse capiranno che l'Europa non chiede nulla, anzi cerca di aiutare questa benedetta taggiasca. Ed è proprio quel territorio che tanto amano che deve chiedere e salvare la sua denominazione di origine protetta all'insegna del nome, ripetiamo, taggiasca. Lasciamo aperto il dibattito a Giugiolina? Tutto fa notizia, tutto fa spettacolo. Alla fine vincerà la logica, con taggiasca sempre in primo piano, con tutti e felici contenti. E potremmo dire, in un brodo di giuggiole, pardon, di giuggioline. Spazio ora agli appuntamenti di Riviera Eventi, subito dopo la consueta rubrica dell'Autostrada dei Fiori e poi ci rivediamo per il quadro meteo. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietra Ligure ed Albenga, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione di barriere di sicurezza dal 7 al 13 novembre. Tra Armaditaggio e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, dal 7 al 13 novembre. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Armaditaggio ed Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia, dal 7 al 13 novembre. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione delle barriere di sicurezza, dal 7 al 13 novembre. Le previsioni di Arpal Meteo Liguria. Domani, sabato 12 novembre, la Liguria è ancora interessata da correnti settentrionali fredde ma asciutte che garantiscono una bella giornata di sole, aumento della nuvolosità in serata e nella notte, umidità su valori bassi, venti forti e rafficati da nord in calo fino a deboli ed in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio, mare mosso a ponente, molto mosso a levante in calo. Dopodomani, domenica 13 novembre, l'approssimarsi di una perturbazione da ovest porta un aumento della nuvolosità fino a condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Non mancheranno deboli piogge sparse più probabili nella seconda parte della giornata. Umidità su valori medio-alti, venti deboli o a tratti moderati da sud-sud-est, da nord la sera a levante. Mare poco mosso o mosso nel pomeriggio a levante. Ed è tutto per questa edizione di Tam Tam Notizie, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Imperia TV.